Stefania Catallo, oggi siamo di nuovo al Centro Mariano Irisè, tu sei una cara amica di Libera TV per parlare, non dico di uno scandalo, però se non altro di una presa in giro un po' delle istituzioni verso la cittadinanza. Tu appunto sei un attivista, una titolare di un presidio su questo territorio e questo era il parco che doveva essere, ti era stato detto, doveva essere dedicato appunto a Mariano Irisè, questa vittima della repressione argentina. Invece cosa è successo? È successo che improvvisamente circa 10 giorni fa ci accorgiamo che quest'area veniva recintata. Abbiamo interpellato gli operai al lavoro che purtroppo non sapevano quasi nulla, sapevano soltanto che dovevano recintare, punto. Abbiamo fatto delle indagini e abbiamo saputo che al posto del parco verrà impiantata una piattaforma commerciale. Questo è stato dichiarato anche dall'ufficio tecnico, quindi ci sarà un piano di rivalutazione commerciale, quindi immagino che ci sia la costruzione di un supermercato o qualcosa di simile. Ora il problema non è tanto l'intitolazione del parco, noi ovviamente ci sentiamo molto toccati da tutto questo perché abbiamo comunque fatto delle richieste formali, siamo state ascoltate, c'era stata data l'approvazione verbale da parte della Commissione Urbanistica Ambiente, presente il direttore del municipio, dottor Taccioli, che sarebbe stata fatta l'intitolazione. Abbiamo raccolto centinaia di firme in Argentina e in Italia, si è mossa all'ambasciata, abbiamo scritto al sindaco Marino, quindi era tutto a posto. Adesso improvvisamente qui sorge un supermercato. Le domande sono due. Allora, come mai un'amministrazione municipale non sa che quest'area è sottoposta a vincolo? Quindi come fai a dare l'ok a una intitolazione quando tu non conosci neanche la destinazione d'uso dell'area? E qui veramente si ignora, nel senso che forse non si sa fare il proprio lavoro, perché prima di dare un ok si dovrebbero guardare perlomeno i piani e le varianti di zona. Secondo, poi è un furto alla cittadinanza, è un furto di un'area verde, è bellissima, c'è un boschetto di 15 querce, è veramente uno scempio a livello ambientale. Questo poi è un parco particolare perché rimane in un punto molto bello di Tor Bella Monaca, molto tranquillo, dove comunque non c'è lo spaccio nell'uso delle sostanze stupefacenti, ci sono bambini, alberi da frutto, è veramente una meraviglia. Noi siamo restati allibiti. Infatti qui con noi c'è Anna, una delle tante donne che gravitano intorno al tuo centro. Anna, insomma, c'era un po' di verde e lo si vuole togliere. Io sono rimasta letteralmente esterrefatta perché una mattina ci siamo alzati e abbiamo visto che hanno puntellato con i legni. Togliere un'area verde, una delle poche aree verdi in questa zona, mi sembra assurdo, ma per farci poi che cosa? È questo quello che chiedo, che cosa ci devono fare, cosa vogliono farci? Voglio dire, abbiamo il verde, abbiamo questi alberi, cioè a che pro? Anche perché già la zona è altamente, è densamente popolata, abbiamo questi centri commerciali, abbiamo... Poi diciamo questa era una piccola oasi pulita, insomma. Che poi tra l'altro alla cittadinanza, sia a parte i bambini, a parte diciamo... È un'area di passaggio, poi è un'area talmente piccola che non vedo, cioè qual è l'utilità. Lo sappiamo bene, il tuo centro, no, non per vantarti, ma insomma è una piccola oasi, si poteva fare di meglio, si poteva intitolare un parco a questa persona scomparsa e noi non sappiamo cosa sia successo, ecco, diciamo questo. No, non ci arrendiamo, forse lo sappiamo cosa è successo, però non avendo prove in mano non possiamo assolutamente lanciare delle accuse. Una cosa importante da notare è che nel parco sono stati abbandonati degli ondulati. Quindi è una cosa molto pericolosa sia per i bambini che per le persone che soprattutto per gli animali, perché qui vengono portati parecchi cani, insomma, a parte il respirare le polveri dei metalli, quanto anche la possibilità di avere degli incidenti. E noi finché ci sarà possibile andremo avanti, vediamo quello che succederà.